saluto a tutti i soci e gli amici, soci Polaris e amici di Polaris che sono qui questa sera. Voce non si sente niente. Ripeto, saluto a tutti i soci di Polaris e gli amici di Polaris che sono qui questa sera. Questa sera inizia il 2013, il nuovo anno sociale. 23. È il 13, ma... E quindi una serata importante per rendere ancora più importante questa serata abbiamo un ospite d'eccezione, Silvano Fuso. Lo presento brevemente. Silvano Fuso è anzitutto un amico di Polaris, questa è una cosa importante. Poi è un chimico di formazione. Peraltro le sue attività, i suoi interessi sono molto vasti. Nel 2013 il Milan Planet Center, che è un organismo dell'Organizzazione Internazionale degli Astronomi Professionisti, quindi importante, gli ha dedicato un asteroide persino, quindi vuol dire che c'è anche un importante interesse nell'astronomia riconosciuto ufficialmente. È membro del Comitato Scientifico del Festival della Scienza, è membro attivo del CICAP, che non so se tutti conoscono, è un'associazione, un comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, è un importante ente, fra i fondatori mi pare anche Piero Angela c'era, quindi insomma una cosa piuttosto importante a livello internazionale, questa è la sede, la parte italiana, e Silvano è il coordinatore della regione Liguria. È un divulgatore bravissimo, ha scritto diversi libri, in televisione su Rai Scuola potete vederlo, ho avuto per caso qualche settimana fa, 2 o 3 settimane ti ho visto. Poi riciclano, rimandano in onda spesso. Benissimo. Invece puntate. Questa sera ci parlerà della Luna sotto vari aspetti, tutti molto interessanti, e quindi questa, se poi vuoi dire qualcosa, benissimo. Un ricordo prima di finire. Venerdì prossimo, tempo permettendo, abbiamo l'osservazione dei soci su Alcornua e fra 2 venerdì saremo di nuovo in sede e abbiamo il professor Lanza che mi pare che ci parli. Radiazione fossile. Eccoti, scusa. Ok, benissimo, quindi ci ha già annunciato lui di cosa ci parli. E poi il mese è finito, passeremo a febbraio, ma ne parliamo più avanti. Silvano, grazie. Bene, grazie. Bene, grazie al Presidente per la presentazione, grazie a tutti voi per l'invito che ho accettato molto volentieri perché appunto come veniva ricordato c'è una vecchia amicizia con Polaris, no? È un'amicizia che risale a tanti anni fa, abbiamo avuto modo anche di collaborare nella realizzazione di vari eventi, ad esempio al Festival della Scienza abbiamo insieme a Polaris, insieme al club illusionistico Lanterna Magica, di cui appunto sono presenti alcuni amici anche stasera, abbiamo realizzato alcune cose, quindi per me è veramente un piacere essere qui con voi. Allora, stasera appunto parlavamo, come è stato anticipato, parliamo di Luna, oggi pomeriggio giusto ho detto a mio figlio vado a fare una conferenza sulla Luna, lui mi ha detto buon viaggio, e la battuta era abbastanza scontata. Dunque una piccola precisazione tecnica, dunque mi scuso perché a qualcuno avevo detto che avrei proiettato un video con una voce recitante di Arnoldo Foy, grande attore, o forse i giovani non se lo ricordano, non lo conoscono, ma quelli della mia età sicuramente se lo ricordano, che recitava il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, da cui è tratto il titolo che io ho voluto dare a questa chiacchierata. Purtroppo c'è un problema tecnico, cioè o si vedono le immagini video senza sentire l'audio, o si sente l'audio senza vedere il video, quindi abbiamo deciso di soprassedere, mi spiace, magari vi lascio il file, ve lo guardate per conto vostro. Allora, cominciamo appunto a fare una chiacchierata sulla Luna, no? Io prendendo spunto da Leopardi appunto ho scelto questo titolo che fai tu Luna in Ciel,
prendendo spunto da Leopardi, appunto, ho scelto questo titolo, Che fai tu, Luna in Cielo, proprio perché alla Luna, no, si attribuiscono tante influenze sulla vita terrestre. Per cui questa sera io mi propongo di fare una chiacchierata con voi per cercare, no, di fare un po' di chiarezza, vedere quali sono le reali influenze che la Luna esercita sul nostro pianeta, sulla nostra vita, e quali invece sono frutto semplicemente così di false credenze, di tradizioni infondate. Per cui, appunto, come sottotitolo ho messo realtà e leggende sulle influenze lunari, e di questo appunto ci occuperemo stasera. Comincerei con una citazione di Guido Tonelli. Guido Tonelli penso che molti di voi lo conosceranno, è un fisico importante, ha dato un grossissimo contributo alla scoperta del famoso bosone di Higgs, no? Di cui una decina d'anni fa si era parlato molto, perché finalmente, no, dopo 50 anni dalla sua previsione teorica, al CERN di Ginevra, molti fisici, tra cui Tonelli, finalmente lo hanno individuato sperimentalmente. Tonelli è anche un divulgatore, ha scritto diversi libri, tra cui questo che probabilmente qualcuno di voi conosce, Genesi, no? Che si occupa proprio delle origini. E c'è una frase che mi sembrava adatta appunto per introdurre l'argomento di stasera. Tonelli dice: se qualcuno rivolgesse ancora alla Luna la domanda del pastore errante dell'Asia, che fai tu, Luna in Cielo, dimmi che fai, silenziosa Luna, potrebbe ricevere una risposta forse poco poetica, ma sicuramente del tutto inaspettata. Virgolettato: senza di me, no, è la Luna che parla, senza di me non avreste le stagioni, né forse ci sarebbe vita sulla Terra, e neanche pastori erranti che, contemplandomi, mi interrogassero. Quindi, questa breve frase di Tonelli illustra bene, no, quanto sia importante la Luna per la nostra stessa esistenza. No? Le stagioni, lo sapete meglio di me, la Luna stabilizza in qualche modo l'inclinazione dell'asse terrestre, che è appunto responsabile dell'alternarsi delle stagioni. Se non ci fosse la Luna, probabilmente sarebbe molto più caotico l'avvicendarsi delle stagioni. Fin dai tempi più remoti è chiaro che la Luna ha suscitato l'interesse degli umani, no? Perché basta guardare il cielo insieme al Sole, sicuramente la Luna è il corpo celeste che appare con maggiore evidenza. E dicevo appunto, fin dall'antichità questo ha suscitato l'interesse, la fantasia, l'immaginazione degli umani. E infatti, no, gli storici, gli antropologi ci insegnano che in tutte le culture esistono mitologie legate alla Luna. Questo dimostra, no, l'importanza appunto che la Luna ha sempre avuto nella cultura di qualsiasi società. La sua luminosità appunto periodica, no, che muta periodicamente nel tempo, ha appunto spinto gli uomini dall'antichità più remota a immaginare delle possibili correlazioni tra l'aspetto sotto il quale la Luna si presenta e appunto le vicende umane. Oggi noi siamo a oltre 50 anni dall'allunaggio, però la Luna continua, no, a suscitare il nostro interesse, ad alimentare, come vedremo, delle credenze che sono più o meno al livello delle antiche mitologie. Anche molti di coloro, no, che mostrano un certo scetticismo nei confronti dell'astrologia, però tant'è nei confronti della Luna, hanno un atteggiamento perlomeno possibilista. Questo si riscontra a volte anche così chiacchierando fra amici, ma lo si riscontra addirittura anche sui mezzi di comunicazione. Qui, dunque, se mi si apre il link, scusate che già la finalità è per sbaglio, vediamo se mi si apre. Ci mette qualche secondo, speriamo che riesca ad aprirsi, non so cosa è successo, continua a girare. Beh, comunque, volevo farvi vedere, vediamo se nel frattempo si apre. Eccolo qua.
Allora, questa è una testata piuttosto seria, è il domenicale del Sole 24 Ore, quindi non è che sia il giornaletto di pettegolezzi o di gossip, no, quindi è un giornale serio sostanzialmente, ci sono inserti culturali, interventi di altissimo livello culturale. Una decina d'anni fa, siamo nel luglio 2013, quando nacque il Royal Baby, no? Qualcuno se lo ricorda, cioè il figlio di William e come si chiama? Kate Middleton, uscì con un articolo di questo tipo, Full Moon per il Royal Baby, il padre astrale del piccolo principe, e qui fa riferimento alle fasi lunari, eccetera, eccetera. Quindi una testata seria come il domenicale del Sole 24 Ore nei confronti delle possibili influenze lunari ha un atteggiamento perlomeno possibilista, no? Quindi di solito non parla di astrologia, di oroscopi, questo inserto del Sole 24 Ore, però in quella circostanza parlo dei possibili influssi lunari. Questo per dire appunto che ancora oggi, no, certe credenze legate alla Luna sono diffuse. Dicevo che stasera, no, io mi propongo di fare un po' di chiarezza su quali sono gli influssi reali accertati e quelli invece presunti e, come vedremo, alcuni di questi assolutamente privi di fondamento. Allora, intanto alcuni dati che, vabbè, per voi penso che sia il pane quotidiano, questa è una conferenza che io ho già fatto in altri ambienti, ma nel vostro caso ovviamente ne sapete più voi di me. Alcuni dati, no? Sapete che mediamente la Terra dista, la Luna dista dalla Terra 384.000 km e possiede una massa dell'ordine di 10 alla 22 kg, quindi circa un ottantesimo di quella terrestre. Se noi escludiamo, no, ipotetici influssi non ben identificati di origine magica, di origine paranormale, le uniche maniere in cui la Luna può in qualche modo influire sulle vicende terrestri sono la forza gravitazionale e la luce solare riflessa. Ovviamente la Luna non emette luce propria, ma riflette la luce solare. Non c'è altra maniera, no, attraverso la quale la Luna potrebbe in qualche modo influenzare gli eventi terrestri, a meno che, ripeto, non si immaginino influenze misteriose totalmente però prive di evidenze. Allora, l'effetto principale, no, che tutti conoscono, che si può osservare facilmente in molte parti del mondo, sono appunto le maree oceaniche. Nel video che purtroppo non sono riuscito a farvi vedere c'erano parecchie immagini proprio di effetti mareali enormi, cioè luoghi della Terra dove effettivamente le maree oceaniche raggiungono dimensioni notevolissime. Qui c'è il Mont Saint-Michel, che è l'esempio classico che si fa quando si parla di maree. Il meccanismo di formazione delle maree è ormai ben conosciuto da tempo, non è stato facilissimo capirlo, tant'è vero che lo stesso Galileo Galilei aveva preso uno scivolone notevole, lui aveva completamente sbagliato l'interpretazione delle maree. Oggi noi lo conosciamo molto bene, è un effetto puramente gravitazionale, non c'entra solo la Luna, ma è un'azione congiunta della Luna e del Sole, i quali creano sostanzialmente un gradiente di forza gravitazionale. Cioè, la forza gravitazionale, sappiamo tutti, va con l'inverso del quadrato della distanza, per cui punti a notevole distanza fra loro sono soggetti a forze diverse, quindi si crea un gradiente, una differenza di forza di gravità, per cui nei mari sufficientemente estesi questo gradiente di forza di gravità crea dei flussi liquidi che costituiscono appunto la marea. Quindi è un meccanismo ben conosciuto, questo spiega ad esempio perché in un piccolo mare o in un lago gli effetti di marea sono praticamente nulli, mentre in grandi estensioni come quelle oceaniche gli effetti di marea possono essere molto evidenti, ma molto, diciamo, importanti. Quindi è un discorso proprio di differenza di forza di gravità fra diversi punti della Terra.
Dicevo, le maree oceaniche le conoscono tutti, sono ben conosciute. Un po' meno conosciute sono le maree atmosferiche. La Terra è circondata da questa massa gassosa che è l'atmosfera, no? Questo involucro. L'atmosfera è un fluido al pari dell'acqua e quindi questo gradiente gravitazionale di cui parlavamo può creare effetti anche nella massa gassosa dell'atmosfera. Infatti esistono queste maree atmosferiche ben conosciute. Il meccanismo è sostanzialmente lo stesso di quello a cui avevo accennato riguardo le maree oceaniche. Queste maree atmosferiche possono determinare delle piccole differenze di pressione, cioè questi movimenti di masse d'aria possono creare delle differenze di pressione che sono però molto piccole, sono dell'ordine del millesimo di millimetro di mercurio. Tenete conto che la pressione atmosferica media è dell'ordine di 760 millimetri di mercurio, quindi qualche millesimo di millimetro di mercurio è veramente una quantità molto piccola. Oltre alle maree atmosferiche esistono le maree terrestri. La Terra è un globo roccioso, diciamo, la roccia ha una sua elasticità, un'elasticità comparabile più o meno a quella dell'acciaio come ordine di grandezza, per cui come opportune forze riescono a deformare una massa di acciaio, no? Se voi applicate delle forze sufficientemente intense, anche l'acciaio ha delle deformazioni elastiche, così anche il globo terrestre, soggetto a dei gradienti gravitazionali come quelli di cui parlavamo, si può deformare e queste appunto prendono il nome di maree terrestri. Sono effetti misurabili, sono ovviamente misura abbastanza ridotta, però si possono mettere in evidenza su larghe scale, diciamo su grandi distanze, possono raggiungere anche livelli più che apprezzabili di queste maree terrestri. Passiamo alla luce, no? Perché altri effetti gravitazionali non ce ne sono. Dicevamo che un'altra possibile maniera attraverso la quale la Luna può interagire con la Terra è la luce del Sole stessa. Ora, la luce, lo sappiamo tutti, no? Una volta c'era la canzone di Nina, Tintarella di Luna, dove cantava, è una luce debole, rispetto a quella del Sole è molto più debole, quindi sicuramente la luce lunare non ha un effetto sulla fotosintesi clorofilliana, ci sono studi che lo dimostrano, però ad esempio sulle piante la luce lunare può creare degli effetti, può creare ad esempio quelli che vengono chiamati tropismi, cioè dei movimenti. Le piante, sapete, che si orientano verso sorgenti di luce, no? Pensiamo ai girasoli, che sono l'esempio più conosciuto, però questi tropismi, cioè questi movimenti che le piante compiono per orientarsi nei confronti di una sorgente luminosa, possono essere attivati anche dalla luce lunare. Inoltre è ben noto che ci siano organismi marini il cui ciclo riproduttivo è influenzato dalle fasi lunari, non fosse altro che quando c'è la luna piena, ad esempio, la superficie degli oceani è molto più illuminata, molti organismi marini sono attratti verso la superficie dalla luce lunare e in quell'occasione, ad esempio, adempiono, diciamo, ai loro processi riproduttivi. Quindi questi sono sicuramente effetti della luce lunare accertati al di là di ogni legittimo dubbio. Finisce qua però la storia, cioè la storia degli effetti accertati si limita a quello che vi ho detto. Però voi sapete benissimo che ce ne sono tanti altri effetti presunti che vengono attribuiti alla Luna, sui quali appunto adesso faremo una certa chiacchierata. Parlavamo prima, no, di mitologie lunari e quant'altro, quindi fin dall'antichità, no, si sono attribuiti alla Luna tutta una serie di effetti che riguardano vari ambiti. Sicuramente c'è una serie di influssi che vengono attribuiti alla Luna per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, cioè c'è gente che è convinta che la Luna possa in qualche modo influire sulle condizioni meteorologiche. Poi ne parliamo fra un attimo.
C'è gente che crede che la Luna possa influire sui terremoti, quindi fra i vari presunti influssi ci sono influssi sismici. Ci sono influssi sulle pratiche agricole che vengono attribuite alla Luna, forse queste sono quelle che godono di maggior popolarità. Vengono venduti, non in commercio, manuali di orticoltura che tengono rigorosamente conto delle fasi lunari, danno consigli sulle varie pratiche, dalla semina alla raccolta, alla potatura e quant'altro. Ci sono i famosi lunari, no? I famosi calendari che danno indicazioni proprio di questo tipo, tipo padre indovino o quant'altro, no? Sono molto precisi anche nel dare queste indicazioni che riguardano appunto il mondo agricolo, le pratiche agricole. Poi ci sono influssi attribuiti alla Luna che riguarderebbero la biologia umana, la riproduzione, il ciclo femminile, poi ne parliamo fra un attimo. Per ora diciamo ne abbiamo già abbastanza, no, carne al fuoco, quindi ci occupiamo adesso singolarmente di tutti questi presunti influssi che molta gente attribuisce con grande convinzione. Io ho avuto discussioni a volte molto accese con persone che sono assolutamente convinte che perlomeno alcuni di questi influssi siano un dato di fatto, e vediamo appunto adesso uno per uno come li possiamo trattare. Cominciamo dagli influssi meteorologici. In molte culture, soprattutto culture rurali, culture contadine, si ritiene appunto che vi siano profonde correlazioni fra l'attività lunare e le condizioni meteorologiche. Allora, parlavamo poc'anzi delle maree atmosferiche che possono effettivamente creare piccole differenze di pressione, però abbiamo detto che si tratta di differenze di pressione molto piccole, però in linea di principio non è da escludere, no, che queste piccole variazioni di pressione possano avere qualche effetto che poi si riverbera, diciamo, si ripercuote sulle condizioni atmosferiche. I sistemi, diciamo, climatici, i sistemi meteorologici sono sistemi complessi, molto sensibili a volte anche a piccole cause, no? Il famoso detto, no? Il battito d'ala di una farfalla a Pechino scatena l'uragano a New York, no? Un'immagine figurata che però rende abbastanza bene l'idea di quanto i sistemi meteo siano sensibili. E infatti ci sono degli studi in letteratura scientifica che esaminano proprio seriamente questi possibili effetti, no, delle maree atmosferiche sulle condizioni atmosferiche. Vediamo se mi si apre l'altro link. Ecco, questo ad esempio è uno degli studi di cui parlavo, che risale a qualche anno fa, mi pare che sia 2016, che valuta proprio gli eventuali effetti, no, della gravitazione lunare sulle precipitazioni, quindi sulla quantità di pioggia. È un articolo piuttosto dettagliato. In estrema sintesi, in questo studio si mostra che la forza gravitazionale esercitata dalla Luna può essere responsabile di leggeri cambiamenti nella quantità di pioggia che cade sulla Terra. Però questa influenza non è legata alle fasi lunari, ma è legata semplicemente alla posizione della Luna rispetto, diciamo, allo zenith, tanto per intenderci. Cioè, in particolare, da questo studio è emerso che quando la Luna è alta nel cielo, quindi è allo zenith, l'effetto gravitazionale, quindi la marea atmosferica sostanzialmente di cui parlavamo prima, crea un leggero rigonfiamento dell'atmosfera, cioè deforma in pratica l'atmosfera. Questa deformazione a sua volta può provocare un riscaldamento dell'aria negli strati più bassi. Questo riscaldamento dell'aria ovviamente va a influire sull'umidità relativa, perché l'umidità relativa dell'aria dipende dalla temperatura. E l'effetto finale, concludono gli autori di questo lavoro, è che appunto siccome l'aria calda può trattenere maggiore umidità, l'effetto finale è una leggerissima diminuzione delle precipitazioni.
L'effetto comunque è molto molto debole, diciamo attraverso misure accurate questi ricercatori hanno dedotto questa evidenza, però loro stessi, questo è proprio una frase tratta dal loro articolo, loro stessi si rendono conto di quanto sia piccolo questo effetto, perché loro dicono il cambiamento è pari all'1% della variazione totale delle precipitazioni, non abbastanza per influenzare altri effetti del clima, o perché possiamo notare la differenza. Nessuno pensi di prendere l'ombrello solo perché si sta alzando la luna. Quindi gli autori stessi di questo lavoro sono molto cauti, no? Loro dicono sì, abbiamo riscontrato questo effetto, però non pensiate che questo effetto possa avere effetti macroscopici, diciamo, sulla vita quotidiana, no? Quindi non è che dobbiamo prendere l'ombrello semplicemente perché la luna si sta alzando. Però questi lavori in letteratura ci sono e effettivamente qualche piccola evidenza in tal senso ci sono. Questo l'abbiamo già visto. Dicevo però, molte credenze legate ai presunti influssi di mari sulle condizioni meteorologiche sono frutto di un ragionamento errato, perché ad esempio è molto comune sentir dire, no? Ah, la luna stasera c'ha l'alone, non molti fanno riferimento a questo presunto alone e quindi domani sarà brutto tempo. In realtà è un errore di ragionamento, perché si inverte causa con effetto, cioè non è l'alone che determina il peggioramento del tempo, ma è la prima avvisaglia, diciamo, di cambiamento meteorologico, quindi un accumulo sostanzialmente di umidità in atmosfera che ci fa apparire la luna come la luna. Quindi in questo ragionamento, che purtroppo ahimè è piuttosto diffuso, c'è proprio un'inversione, no? radicale di quella che è la causa con quello che è l'effetto. Quindi su queste basi capite bene che non si va molto lontano, perché è proprio un errore abbastanza grossolano. No, fermo restando quello che ho detto prima, che misure accurate possono mettere in evidenza certi effetti, ma non sicuramente quello che dice, chiamiamola saggezza popolare, no? Che molte volte tanto saggia non è, perché spesso si basa su considerazioni e ragionamenti erronei. Passiamo agli influssi sismici. No, molti, no, dicono che la Luna possa in qualche modo influenzare i terremoti. Diciamo subito che in letteratura si trovano diversi studi di tipo statistico che cercano proprio di stabilire delle correlazioni fra il verificarsi di eventi sismici e fasi lunari. Tutti questi studi statistici non hanno mai fatto emergere alcuna correlazione, quindi dal punto di vista puramente statistico proprio non ci sono evidenze. Però, come dicevamo prima, la Luna può provocare maree terrestri, cioè una deformazione del globo terrestre, sia pur di piccola entità, e quindi non si può escludere a priori, no, che questo possa avere una certa influenza sullo scatenarsi di un sisma. Perché, insomma, un terremoto com'è che avviene, proprio in soldoni, in poche parole? Si accumula dell'energia, cioè strati di roccia sotterranea vengono compressi, no, e si deformano elasticamente fino a un certo punto, finché, no, questa energia non viene liberata improvvisamente. Sono anche questi sistemi molto complessi, per cui a volte una piccola perturbazione può avere un ruolo proprio nello scatenamento dell'evento sismico, quindi nella liberazione di energia sismica. E infatti qualche studio in questo senso esiste, vediamo se mi si apre il link, sì, questo era stato ripreso dalla rivista Le Scienze qualche anno fa, in cui appunto in questo lavoro, che è l'originale di questo qua, si cerca appunto di interpretare lo scatenamento di determinati eventi sismici in termini di maree terrestri, no, che sia pur inducendo piccole deformazioni potrebbero avere un ruolo nello scatenarsi dell'evento sismico, quindi nella liberazione di energia. Quindi in linea di principio
ci può essere qualche cosa di vero. Sono studi che non credo siano stati poi ulteriormente confermati, quindi come sempre sono da prendere un po' con le molle, con le pinze, però ripeto, in linea di principio non è da escludere a priori, perché è ragionevole pensare che queste piccole perturbazioni dovute alle maree terrestri possano avere un ruolo nello scatenamento di un sisma. E veniamo adesso forse alla parte che gode di maggiore popolarità, ovvero i presunti influssi lunari sulle pratiche agricole. Dicevamo, no, che esistono molti manuali lunari di agricoltura fai da te che danno indicazioni precise proprio su come compiere determinate pratiche agricole in relazione proprio alle fasi. Se si cerca di mettere un po' insieme, no, tutte queste indicazioni, si può trarre qualche considerazione di carattere generale di questo tipo. Cioè, in genere, tutto ciò che deve crescere e svilupparsi deve essere fatto in luna crescente. Tutto ciò che deve arrestarsi e morire deve essere fatto in luna cadente. Non so, la semina, no, che deve portare alla crescita della pianta in luna crescente, la raccolta o la potatura invece in luna cadente. Ora, già una simile generalità non può che far nascere qualche sospetto, perché è possibile, no, che tutto sia riconducibile a un principio così semplice. Oltretutto, no, un principio così semplice sa tanto di magia simpatica, cioè la magia simpatica è quella che si basa semplicemente su ragionamenti di analogia, no? La magia simpatica è diffusa in molte popolazioni, diciamo, ancora legate alla terra, però non ha una evidenza sperimentale, non ha, diciamo, una sua ragione di essere razionale. Quindi il sospetto è che appunto questi principi generali siano frutto proprio di una vecchia tradizione magica che in qualche modo è rimasta nel pensiero delle. Molte però di queste credenze legate al legame presunto fra pratiche agricole e fasi lunari sono state oggetto di studio, cioè in letteratura c'è chi si è preso la briga, ad esempio, di fare esperimenti seminando, non so, l'insalata, no, in fasi lunari diverse, mantenendo costante ovviamente tutte le altre condizioni, perché non sono esperimenti banali da fare. Perché i fattori che possono influenzare, ad esempio, la crescita di una pianta, la maturazione dei frutti, eccetera, sono molteplici: temperatura, umidità, livello di concentrazione del terreno. Quindi ci sono mille fattori da prendere in considerazione. Per cui bisogna mantenere rigorosamente costanti tutti questi fattori, variarne solo uno, nella fattispecie le fasi lunari, e andare a vedere se questo produce delle differenze. Tutti gli studi seri che sono stati fatti e che si possono trovare in letteratura scientifica mostrano che la luna non ha assolutamente alcun effetto, purché gli esperimenti, ripeto, siano fatti bene, no? Non alla carbona. E quindi questo ovviamente porta così a una smitizzazione, no, di queste false credenze che invece, ripeto, sono estremamente diffuse, soprattutto ancora in ambienti legati all'attività agricola, eccetera. D'altra parte, al di là, diciamo, delle evidenze, rimane estremamente difficile che i due strumenti, chiamiamoli così, attraverso i quali la Luna può influenzare la Terra, cioè forza gravitazionale e luce riflessa, dicevo, rimane molto difficile pensare a quale meccanismo possa far sì che questi due fattori influenzino effettivamente la vita di una pianta dalla semina fino alla raccolta. Effetti gravitazionali sicuramente no. Perché? Perché le piante hanno piccole dimensioni, semplicemente per un motivo di dimensione. Anche se noi prendiamo, non so, una sequoia enorme, però la distanza fra le radici e la sommità sarà dell'ordine di qualche centinaio, decina di metri, proprio a farla grossa.
Per cui non si può parlare del gradiente gravitazionale di cui abbiamo parlato a proposito delle maree. No, dicevamo che affinché ci siano questi gradienti gravitazionali, le distanze devono essere enormi. Sicuramente in una pianta non ci sono queste distanze. Quindi non è plausibile pensare che la forza di gravità possa avere qualche effetto, no, sulla vita di una pianta. Per quanto riguarda la luce lunare, no, vi ho detto poc'anzi che non ci sono evidenze che la luce lunare possa influenzare la fotosintesi, già questo crea qualche difficoltà. Ma in più, se i presunti effetti fossero legati alla luce lunare, allora avrebbe un'influenza sicuramente maggiore la trasparenza dell'aria, quindi le condizioni meteorologiche, cioè indipendentemente da quale sia la fase lunare, quindi indipendentemente dal fatto che la Luna emetta più o meno luce, bisognerebbe però tenere conto anche del fatto che il cielo sia sgombro, che ci siano nuvole. Invece chi crede negli influssi lunari, di cui tutto questo non tiene minimamente conto, cioè loro credono che la Luna influenzi chissà come, no? Chissà con quale strano meccanismo la crescita di una pianta, e su questo si basa. Però ripeto, non c'è nessuna evidenza che ci siano queste correlazioni, no, fra fasi lunari e effetti legati all'agricoltura. Fra i vari effetti, no, attribuiti alla Luna in campo agroalimentare, sicuramente uno dei più diffusi è quello legato al vino. Anche qui ci sono innumerevoli manuali, no, che danno indicazioni precise su quando imbottigliare il vino, perché altrimenti le bottiglie scoppiano, eccetera, eccetera. Sono credenze diffusissime. Ad esempio, avevo un mio suocero, Bonanima, che si divertiva a imbottigliare il vino. Lui credeva assolutamente a queste cose, per cui rispettava regolarmente tutte le indicazioni del mare. Ho fatto delle discussioni infinite con mio suocero, tanto lui continuava a crederci, vabbè, liberissimo, per l'amore del cielo. Però non c'è nessuna evidenza anche da questo punto di vista. Sono stati fatti studi seri, anche qui il discorso è complicatissimo, perché la buona riuscita di un vino dipende da mille fattori. Ora, attribuirne la buona o cattiva riuscita soltanto alla Luna è molto semplicistico, non è pensabile, no, che solo la fase lunare abbia effetto, quando ci sono mille altri effetti da prendere in considerazione, anche qui temperatura e quant'altro. Bisogna anche dire però che chi creda a queste cose, no? Ecco, nella slide successiva, dicevo che chi creda a queste cose però si limita a dire, no, che questi effetti ci sarebbero nei vini a fermentazione naturale. Ovviamente questo non interessa alle grandi aziende che utilizzano metodi quali ultrafiltrazione e pastorizzazione, le quali grandi aziende imbottigliano in qualsiasi periodo dell'anno, infischiandosene bellamente delle fasi lunari, e con risultati più che ottimi, perché ci sono vini anche di produzione industriale che sono di qualità eccellente. Se non ci sono evidenze, appunto, che le fasi lunari possano in qualche modo influenzare la buona riuscita del vino, però è interessante cercare di capire da dove possa essere nata questa credenza, e qualche tentativo di spiegazione è stato fatto, perché sembra che l'attività degli lieviti del vino, no? Perché so, la fermentazione alcolica è determinata da determinati lieviti, sembra che nell'attività di questi lieviti vi siano due periodi di ripresa fermentativa che dipendono da molti fattori, ma che sono tradizionalmente fatti coincidere proprio con le lune, la luna di Pasqua e quella di agosto. Cioè ci sono delle variazioni annuali che questi lieviti esplicano, diciamo, nella loro attività fermentativa, che coincidono con questi periodi. Ora, siccome fin dall'antichità la luna è sempre stata utilizzata per realizzare calendari lunari, cioè i primi calendari erano basati sui cicli lunari, non sul ciclo solare, probabilmente in origine, per una questione puramente cronologica, si faceva
riferimento alla Luna, no, per decidere giusto quando imbottigliare, eccetera. Ma questo non significa che ci sia un rapporto di causa ed effetto tra la Luna e il vino, è semplicemente un modo per misurare il tempo e per, diciamo, procedere a determinate operazioni che riguardano la produzione del vino. Quindi probabilmente all'origine di questa credenza c'è semplicemente il discorso del calendario lunare. Poi col tempo ovviamente la cosa si è trasformata, per cui quella che era semplicemente una correlazione temporale, no, è diventata un rapporto di causa ed effetto che, ripeto, però non è mai stato dimostrato in nessuna maniera. Parlando di queste cose, diamo un cenno al fenomeno della luna rossa, probabilmente lo conoscete. Nella società contadina spesso si fa riferimento a questo fenomeno cosiddetto della luna rossa. Non c'entra nulla il colore della luna, io ho messo appositamente questa slide, ma per rimarcare il fatto che non è la luna che assume il colore rosso. Perché che cos'è questo fenomeno della luna rossa? Non è altro che un periodo particolarmente freddo dove ci sono gelate notturne. Queste gelate notturne provocano l'appassimento dei germogli, delle gemme, delle piante, che assumono una colorazione rossastra. La tradizione contadina, appunto, parla di luna rossa e attribuisce questo fenomeno alla luna, ma in realtà la luna non c'entra nulla, cioè è un effetto di tipo puramente meteorologico legato all'abbassamento notevole della temperatura, e combinazione magari in quelle nottate così particolarmente fredde, il cielo è particolarmente limpido, la luna appare particolarmente brillante, per cui si capisce anche in questo caso come mai l'arrossamento delle gemme e la luna siano state messe in correlazione. In realtà non c'è nessun rapporto di causa ed effetto. Bisogna sempre distinguere, no, fra correlazione e causa ed effetto, sono due cose completamente diverse. La correlazione si può ritrovare a volte fra fenomeni più disparati, ma il fatto che ci sia una correlazione non significa che questi fenomeni siano in un rapporto di causa ed effetto. Mi viene in mente una cosa abbastanza divertente. Sapete che ai bambini, non si raccontava, ormai non si racconta più, ma si raccontava che sono le cicogne a portare i bambini, a portare i neonati. Ora, qualcuno, qualche ricercatore un po' burlone, anni fa, aveva pubblicato un articolo in cui faceva vedere una correlazione strettissima. Il lavoro era ambientato in qualche paese nordico, non mi ricordo se era Danimarca, Norvegia, comunque qualche paese scandinavo, e faceva vedere che esisteva una correlazione incredibile fra la presenza di nidi di cicogne sul tetto di un edificio e la presenza di neonati nello stesso edificio. Quindi diceva, ci sono basi scientifiche per dire che i bambini vengono portati dalle cicogne. Ovviamente era un articolo scherzo, non un articolo burla. In effetti, dai grafici si vede una correlazione incredibile fra presenza di nidi di cicogna e presenza di neonati. Però la spiegazione c'era, sapete qual era la spiegazione? Semplicemente che quando siamo nei paesi freddi, no? Vi ho detto paesi del nord, quando nasce un neonato, mediamente si alza la temperatura media degli appartamenti. Questo aumento di temperatura si riverbera con un aumento di temperatura dei camini e le cicogne vanno a fare il nido sui camini, perché c'è più caldo e quindi ci stanno meglio. Questo per dire che c'è una bella differenza, no, fra correlazione e rapporto di causa ed effetto. Purtroppo riguardo alla luna, no, spesso queste correlazioni vengono scambiate per rapporti di causa ed effetto, prendendo delle grosse cantonate. Abbiamo parlato di luna rossa, un cenno sulla luna blu, ma lo sapete meglio di me, no, che cos'è la luna blu. Anche qui non c'entra niente il colore della luna. Viene chiamata luna blu semplicemente il fenomeno secondo il quale nell'arco dello stesso mese si verificano due lune piene, si chiama luna blu. Ci sono varie ipotesi sul perché si chiami luna blu. Una di queste ipotesi semplicemente mostra che in passato sui normali calendari
nei mesi in cui si verificava la luna blu, questo veniva evidenziato con un chiostro blu. E quindi pare che il modo di dire blu moon, no? Luna blu sia nato da questo, quindi c'entra un accidente col colore della luna. Però ancora oggi mi è capitato, a volte su certi quotidiani, su certe riviste, in corrispondenza del mese in cui si verifica la luna blu, vengono pubblicate immagini di questo tipo in cui effettivamente la superficie della luna è colorata di blu. Sono immagini probabilmente ottenute con filtri fotografici, perché la luna non è blu. E quindi ancora oggi c'è chi casca in questo equivoco. Veniamo agli influssi sulla biologia umana. Poi ditemi voi come tempi, perché non vi voglio annoiare. Allora, anche qui c'è abbastanza da sbizzarrirsi, no? Allora, intanto, se guardiamo un po' al passato, ci rendiamo conto che moltissime patologie in passato venivano attribuite alla luna. Per esempio, l'epilessia veniva chiamata mal della luna. In passato l'epilessia veniva chiamata così, quando non si sapeva ancora bene che cosa fosse. E ancora oggi noi abbiamo retaggi, no, di queste tradizioni. Per esempio, quando uno al mattino si alza già un po' incapolato, si dice alla luna storta, oppure qualcuno che ha un carattere così un po' volubile, no, si dice che è lunatico. Quindi vedete che anche nel linguaggio ordinario ci portiamo dietro questi retaggi, no, di queste antiche credenze, antiche tradizioni. Inutile dire che anche qui qualcuno si è preso la briga di fare studi accurati. Ovviamente non c'è nessuna patologia, nessun disturbo psichico o fisico che possa essere ricondotto alla luna, però sono credenze che in qualche modo riemergono. E sicuramente un settore dove queste credenze riemergono prepotentemente è quello delle nascite. Cioè è diffusissima la credenza secondo la quale le fasi lunari avrebbero degli effetti sul numero delle nascite. Addirittura ci sono ostetriche che dicono nelle notti di luna piena nel reparto di ostetricia si diventa matti perché ci sono un sacco di partorienti che arrivano, diciamo, all'evento finale. Qualcuno si è preso la briga di fare studi statistici, anche noi del CICAP ci siamo divertiti anni fa a fare proprio studi, cioè prendendo semplicemente i dati di ospedali o i dati dell'anagrafe, no, delle nascite, e andando a vedere se c'è o no qualche correlazione con le fasi lunari, non è mai emersa assolutamente alcuna correlazione. Cioè il numero delle nascite è mediamente lo stesso indipendentemente dalla fase lunare. Per cui purtroppo queste credenze continuano così a sopravvivere, ripeto, anche in gente che lavora nel settore, cioè tipo le ostetriche, eccetera, però non c'è nessuna evidenza proprio su base statistica. E dicevo, strettamente legato al discorso nascite, ovviamente c'è il discorso del ciclo femminile. Molte persone sono convinte, no, che il ciclo femminile, le mestruazioni, siano in qualche modo correlate con le fasi lunari. Anche qui studi statistici non hanno mai messo in evidenza alcuna correlazione, però secondo me c'è un argomento molto forte che va contro questa credenza, che è una cosa molto semplice da fare, cioè basta andare a vedere la durata dei cicli riproduttivi di altri animali, possibilmente magari più vicini a noi dal punto di vista evolutivo, quali ad esempio i primati. E io vi propongo qualche dato. Per esempio, le mucche hanno un ciclo estrale di circa 3 settimane, la cavia circa 2 settimane, gli scimpanzé, che sono già più vicini a noi, no, evolutivamente, hanno un ciclo di 35 giorni, il babuino 32, il gorilla e l'orango 29, la scimmia del genere Cervus 15-20 giorni e la donna finalmente 28 giorni. Ora, come vedete, c'è una variabilità enorme. Ora, se la luna avesse effettivamente influssi, no, sui cicli femminili, ci dovrebbe essere una certa regolarità anche in altre specie non umane. È possibile, no, come possiamo dire, solo le donne sono stregate dalla luna, sembra quanto mai improbabile.
Anche qui è una semplice coincidenza, perché mediamente il ciclo femminile dura 28 giorni, il ciclo lunare giù di lì, no, 27 giorni a rotti, per cui è una pura coincidenza numerica, ma non c'è nessun rapporto di causa ed effetto fra fase lunare e ciclo femminile. Ciò nonostante, queste credenze sono abbastanza diffuse, magari, non so, c'è una ragazzetta che aspetta le mestruazioni a qualche ritardo, ovviamente si preoccupa, va a vedere il calendario lunare, ma non c'è nessuna ragione di guardare il calendario lunare, perché non c'entra assolutamente nulla la luna con il ciclo femminile. Naturalmente non c'entra nulla anche su altri aspetti della biologia umana, no? Sapete che c'è gente che crede che sia i capelli che le unghie vadano tagliati in corrispondenza di certe fasi lunari, altrimenti o crescono male o non ricrescono. Tempo fa avevo letto addirittura, non mi ricordo dove, c'era un salone di parrucchiere che teneva aperto l'esercizio tutta la notte quando c'era la luna piena, e i clienti ci andarono, e tenendo dal punto di vista commerciale era una cosa abbastanza produttiva. Però anche qui non c'è nessuna evidenza, e anche, diciamo, è quanto mai improbabile pensare, no, che gravità, come abbiamo detto, o luce lunare possano avere qualche effetto sulla crescita delle unghie o dei capelli. Cioè, non c'entra assolutamente nulla, cioè la crescita delle unghie e dei capelli sono reazioni biochimiche piuttosto complicate, che coinvolgono appunto la cheratina, no, che è la proteina che noi ritroviamo sia nelle unghie che nei capelli. Cosa c'entra la luna? Non c'è motivo di pensare, no, che esista qualche legame. Un'altra credenza è quella legata al sonno, cioè qualcuno sostiene, no, che il sonno in qualche modo possa essere influenzato dalle fasi lunari, e qui qualche lavoro in letteratura, lavoro serio, si può ritrovare. Per esempio, vediamo se mi si apre, se avvicinate così tanto per creare. È un lavoro che era stato ripreso anche dalle scienze qualche anno fa. Questo studio aveva mostrato proprio, vediamo se aspettate, qui è saltato il cursore, per cui no, sono lo stesso, vediamo se c'è un originale, ma no, vabbè, non farvelo vedere. Comunque, da questo studio emergeva effettivamente che ci potesse essere qualche correlazione, però anche qui non significa rapporto di causa ed effetto. Cioè, in questo studio sostanzialmente si diceva di aver scoperto un orologio biologico. Sapete che negli organismi viventi ci sono diversi orologi biologici, cioè orologi interni, no, che scandiscono determinati processi fisiologici. In questo lavoro veniva sostenuto che per la prima volta avevano individuato un orologio biologico che non era legato ai soliti ritmi circadiani, ma era legato in qualche modo ai cicli lunari, che è una cosa ben diversa, no, dal dire che la luna influenzi il sonno. Questo orologio biologico appunto era in qualche modo legato al sonno, quindi poteva esserci una correlazione. Però ripeto, non è un meccanismo di causa ed effetto. L'evoluzione biologica evidentemente ha fatto sviluppare questo orologio biologico legato al ciclo lunare, ammesso che poi non so se questo studio ha avuto conferme o meno, comunque prendendolo pure per buono. Questo orologio biologico poi a sua volta può influenzare diverse funzioni quali il sonno, però questo non significa ovviamente che la luna abbia un effetto diretto sul nostro sonno. Per contro, una ricerca più recente ha preso in considerazione il sonno dei bambini, e da questa ricerca si vede chiaramente che non c'è nessun legame fra il sonno dei bambini e le fasi lunari, quindi anche quel lavoro appunto che vi ho citato prima è da prendere un pochino con le molle, non credo che abbia avuto poi ulteriori conferme. Ovviamente, come sapete, nella scienza, no, affinché una cosa venga in qualche modo ritenuta valida,
Ci vogliono diverse evidenze, non ne basta una, non basta un lavoro pubblicato, no, per dimostrare determinate affermazioni. Se questi lavori poi non vengono confermati da altri ricercatori in maniera indipendente, è legittimo avere dubbi sulla validità. Allora, parlando di queste cose, un cenno è a quella che è la superluna, anche qui voi ne saprete sicuramente più di me. La superluna è un fenomeno piuttosto abituale, piuttosto frequente anche, in cui praticamente la luna piena si verifica nel momento di minima distanza fra Terra e Luna, no? Quello che si chiama perihelio. E ovviamente, essendo più vicino, il disco lunare appare più grosso rispetto al momento in cui invece si trova a distanza maggiore. Questa immagine vi fa vedere più o meno, no, come varia il diametro tra le condizioni in cui si verifica la superluna e invece le condizioni in cui non si verifica. Quindi ci sono anche le date, una del 2010 e una del 2011. Ecco, dicevo, il fenomeno della superluna è abbastanza frequente, se non sbaglio mi pare anche in questo mese si verifica verso il 20-23, mi pare, quindi è una cosa abbastanza consueta. Però a volte questo fenomeno, non si sa bene per quale motivo, così viene enfatizzato dai media, no, che come sempre si sbizzariscono in fantasie sfrenate. Per esempio nel 2011 mi ricordo che si parlò molto di superluna e qui ad esempio avevo raccolto qualche articolo di giornale, qui va bene in spagnolo ma si capisce, la superluna del 23 giugno può scatenare gravi disastri naturali, sempre questi toni catastrofistici. Qui invece si dice la prossima settimana ci sarà la superluna. Qualcuno sospetta che possa influire sul nostro pianeta. L'Armageddon del 19 marzo 2011, il giorno della superluna. No, non so perché proprio nel 2011 ci fu questo scatenamento sulla superluna con notizie, questa addirittura salute con superluna, boom di nascite, attesi 5.000 bebè in due giorni. Chi più ne ha più le spara la grossa, no? Addirittura vi ricorderete che nel 2011 si verificò quel terribile terremoto in Giappone, quello che creò anche il disastro di Fukushima, no? Vi ricordate, la centrale nucleare. E naturalmente ci fu chi attribuì questo sisma alla superluna. In realtà qualcuno poi si era preso la briga di andare a approfondire un po' le cose, non c'era neanche una corrispondenza temporale proprio fra il momento in cui si verificò la superluna e il momento in cui si verificò il sisma. Quindi cose totalmente inventate evidentemente da qualche giornalista che non sapeva cosa scrivere, per cui si è inventato così nella fantasia più scatenata. Mi avvio alle conclusioni perché non vi voglio annoiare. Allora, come ho cercato di sintetizzare, no, tutte le volte che sono stati fatti studi rigorosi, sembra ridursi molto, no, quella che è la reale influenza della Luna sulla nostra vita. Ci sono degli effetti accertati al di là di ogni dubbio, però sicuramente la maggioranza degli effetti presunti che vengono attribuiti alla Luna non trova un riscontro fattuale quando appunto gli studi vengono fatti con la dovuta serietà. Magari questo può dispiacere a qualcuno, magari l'astro d'argento non perde un po' del suo fascino misterioso, però come sempre bisogna stare attenti a non confondere la realtà con i nostri desideri. Cioè, sarebbero belle tante cose, ma la realtà è diversa da quello che noi desidereremmo. E quindi bisogna essere realisti. Dicevo, tutte le volte, no, che ci si imbatte in false credenze, è sempre interessante cercare di capire come nascono, come si sviluppino, come si tramandino di generazione in generazione. Per quanto riguarda le credenze lunari, e in particolare le credenze legate al mondo agricolo, probabilmente c'è una spiegazione molto semplice.
No, queste credenze sono sempre state tramandate di generazione in generazione, i risultati ottenuti mediamente erano buoni, per cui tutti continuavano, hanno sempre continuato a fare esattamente le stesse cose. Nessuno si è mai preso la briga di fare la controprova. Perché? Perché il rischio, no, era alto. Cioè, se uno, un contadino bastian contrario, semina con la luna calante anziché la luna crescente, comunque no, si espone a dei rischi, per cui nessuno l'ha mai fatto. Vi faccio un paragone forse ancora più efficace che non c'entra con la luna. Voi sapete, no, che nel passato i neonati venivano fasciati come mummie, no? Le gambette venivano fasciate, esistevano proprio le fasce da neonato, e tutte le mamme facevano questa operazione perché altrimenti si diceva il bambino sarebbe cresciuto con le gambe storte. Che per far crescere il bambino con le gambe diritte lo si legava come una mummia. Nessuna mamma si era mai presa la briga di fare la controprova, perché il rischio di avere quel bambino con le gambe storte ovviamente non era accettabile. Per cui queste tradizioni del tutto infondate hanno continuato a essere tramandate di generazione in generazione. Oggi qualunque pediatra vi dice che i bambini devono essere con le gambe libere, devono muoversi, quindi esattamente l'opposto di quello che si credeva in passato. Ciò nonostante, molte false credenze vengono tramandate di generazione in generazione proprio per questo, perché nessuno si prende la briga di fare la controprova per verificare se la credenza si sia fondata bene, e quindi sopravvivono e vengono trasmesse di generazione in generazione. Inoltre, come già ho accennato, si parla sempre di fenomeni estremamente complessi che vengono influenzati da tantissimi fattori, per cui risulta estremamente semplicistico attribuire, no, la causa soltanto alla luna. Da un lato può essere comodo, no? Perché se la causa fosse solo una sarebbe facile provvedere, no? In un senso o nell'altro, e quindi operare al meglio, però sono semplificazioni eccessive che non hanno ragione di essere. Dicevo appunto che generalmente i risultati ottenuti sono buoni, quindi tutti hanno sempre continuato a ripetere pedissequamente certe cose. Questa cosa mi fa venire in mente una barzelletta, probabilmente molti di voi la conoscono, però è una barzelletta che secondo me rende bene l'idea, no? La barzelletta è questa: siamo ad esempio in pianura padana, c'è un treno che sta andando e nello scompartimento del treno ci sono due passeggeri. Uno dei due periodicamente, non so, ogni 10 minuti, prende un foglio di giornale, lo appalottola e lo butta dal finestrino. L'altro passeggero per un po' lo sta a vedere, poi la curiosità è troppo forte, per cui gli chiede: guarda, mi tolgo una curiosità, perché lei ogni 10 minuti fa la palla di carta di giornale e la butta dal finestrino? L'altro molto candidamente dice: guarda, è una tecnica che serve a tenere lontani gli elefanti. L'altro sbigottito dice: magari che siamo in pianura padana, gli elefanti non ci sono. E l'altro candidamente dice: vede che la mia tecnica funziona. Quindi purtroppo nascono proprio questi ragionamenti erronei. Ne possiamo ritrovare tanti nell'ambito delle credenze lunari o di altre credenze, diciamo, diffuse ma parimente infondate. Molta gente fa questi ragionamenti che nella barzelletta fanno sorridere, ma che spesso portano invece molta gente a credere in cose del tutto prive di fondamento. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi segnalo un libro, se qualcuno volesse approfondire di più il discorso. È un libro che era stato pubblicato qualche anno fa da Bonatti Borindieri, Dalla Luna alla Terra. È un libro che analizza abbastanza bene tutte queste cose, approfondendo anche alcuni aspetti che abbiamo affrontato questa sera. Quindi grazie mille per l'attenzione. Grazie davvero. Se ci sono domande, curiosità, siamo qua. Infatti. Grazie Silvano, è stato veramente interessante, piacevole, divertente. Grazie. Anche questo. Come ha detto Silvano, se avete delle domande da fare, credo che siamo qua. La storia dei licantropi. I licantropi, è un bel argomento.
E anche questo è legato appunto al discorso, no, dell'origine di certe credenze legate alla Luna, quindi patologie legate alla Luna, no? Il mal della Luna e compagnia bella. Ci sono varie ipotesi sull'origine dei lupi manari, non si sa di preciso come sia nata questa credenza. Qualcuno fa riferimento a una malattia adesso non mi ricordo neanche esattamente come si chiama, che provoca però come effetto esteriore l'irsutismo, cioè un ricoprimento di peli eccessivi, da cui probabilmente può essere nata la leggenda dell'uomo lupo. Siccome i lupi ululano alla luna, no? Nelle notti di luna piena, da lì poi è nato anche il legame con la luna. Però è sempre difficile individuare con precisione come siano nate certe leggende, certe credenze. Si perdono un po' nella notte dei tempi, si fanno delle ipotesi, però nessuno ha mai la certezza che queste ipotesi corrispondano a questo. Un po' come le barzellette, no? Chi è che inventa certe barzellette? Chi lo sa? Cioè, è difficile risalire all'origine, no? È molto difficile. Io ho l'impressione che certe credenze di natura agricola abbiano anche una concausa di questo tipo, cioè se ci mettiamo nei panni di un contadino del passato, deve scegliere quando fare, che so, la raccolta o la vendemmia, e per lui quel raccolto significa la vita o la morte, cioè. Quindi usare queste credenze ti responsabilizza, dice io ho fatto tutto il possibile, ho fatto quello che il calendario mi diceva, quello che la tradizione mi dice, anche perché poi magari certe tempistiche nell'agricoltura sono legate anche al calendario dei santi, no? Quindi magari contraddire il calendario vuol dire mettersi contro il volere divino. Se poi uno otteneva buoni risultati si poteva sempre dire che aveva fatto un patto col diavolo, insomma, in ogni caso si tornava sempre è vero quello che dice. È un po' il discorso che dicevo prima, cioè nessuno si prendeva mai la briga di fare la controprova, proprio perché i rischi erano tanti, no? In teoria se quelle credenze fossero state vere, ovviamente chi le contraddiceva andava incontro dei veri e propri disastri, e quindi si sono in qualche modo radicate. Sì, c'è il discorso della deresponsabilizzazione, mi trovo abbastanza d'accordo. Lo stesso lo si ritrova ad esempio nell'astrologia, no? Tanta gente crede all'astrologia ed è una forma proprio di deresponsabilizzazione. Cioè, un conto è dire, insomma, quello che faccio influenza la mia vita. Se uno invece dice, la mia vita dipende dagli astri, mi sento più sollevato, no? Mi devo porre meno problemi quando devo fare delle scelte. Quindi questa componente c'è sicuramente. Se le cose non le vengono bene, però non mi vengono a cercare. Quel disgraziato quella sera che l'ha detto. Si può fare come si può vedere. No, guardi, allora anch'io... Muore travolto da un cane. Aveva appena fatto un vaccino di Covid. Infatti, è lo stesso ragionamento. Comunque anch'io mi diverto un po' a fare l'orto e ho già fatto esperimenti anch'io, vedo che effettivamente non cambia nulla, per cui... Scusami, lui mi può parlare del terreno e andiamo tutte le stagioni sempre venuta a frutto del lavoro. Ci guardiamo per la luna, insieme a me a fare. Guardato la luna, perché quello
finalmente so forse sbagliavo esci 100 volte di casa col piede sinistro non succede niente, una volta succede qualcosa è perché sei uscito col piede sinistro, è normale. A proposito, oggi è venerdì 13. Forse è stato venerdì 17, sarà ancora peggio. Dovevo comprare un negozio, e un mio amico, avvocato luminare, adesso non cavolo, ma un luminare napoletano per pace, no? Nicola Forgione si chiama. E vabbè, facciamo questo latte, c'è urgenza, venerdì 17 giugno 1977. E dice, per carità, non si ne parla nemmeno, c'è rifiutato. Un avvocato di credo, di cui che fra l'altro ha lavorato gratis, ha aperto lo studio di sabato mattina per fare la cosa sotto. Ma c'è gente che è guai. Non ho voluto sapere, non se ne parla neanche, ma io non mi muovo. Guarda, andiamo. Così ho comprato un altro sabato, un sabato giugno. Bene, mi pare. Bene, allora grazie per l'attenzione. Canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancora non sei tu paga di riandare i sempiterni calli. Ancora non prendi a schivo. Ancor sei vaga di mirar queste valli. Somiglia la tua vita alla vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi, stanco, si riposa in sulla sera. Altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita? La vostra vita a voi. Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Pecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti ed alta rena e fratte, al vento, alla tempesta e quando avvampa l'ora e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin ch'arriva colà dove la via e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale è la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa, e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'esser nato. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre con atti e con parole studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla lor prole. Ma perché dare al sole? Perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale. Ma tu mortal non sei, e forse del mio dir poco ti cale. Pur tu solinga
Eterna peregrina che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar che sia questo morir, questo supremo scolorar del sembiante e perir dalla terra e venir meno ad ogni usata amante compagnia. E tu certo comprendi il perché delle cose e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito infinito andar del tempo. Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera, a chi giovi l'ardore e che procacci il verno co suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille discopri che son celate al semplice pastore. Spesso, quando io ti miro, star così muta in sul deserto piano, che in suo giro lontano al ciel confina, ovver con la mia greggia seguirmi viaggiando a mano, e quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me, pensando, a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito seren? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io, che sono? Così meco ragiono. E della stanza smisurata e superba, e dell'innumerabile famiglia, poi di tanto adoprar, di tanti moti d'ogni celeste, ogni terrena cosa, girando senza posa, per tornar sempre là, donde son mosse, uso alcuno, alcun frutto indovinar, non so. Ma tu per certo, giovinetta immortal, conosci il tutto. Questo io conosco e sento, che degli eterni giri, che dell'esser mio frale, qualche bene o contento avrà forse altri. A me la vita è male. Oh greggia mia che posi, o te beata che la miseria tua credo non sai, quanta invidia ti porto, non sol perché d'affanno quasi libera vai, ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra sopra le erbe, tu sei quieta e contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sopra l'erbe, all'ombra, e un fastidio m'ingombra la mente, ed uno spron quasi mi punge, sì che, sedendo, più che mai son lunge da trovar pace o loco. Eppur nulla non bramo, e non ho fino a qui cagion di pianto. Quel che tu goda o quanto, non so già dir, ma fortunata sei. Ed io godo ancor poco, oh greggia mia, né di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei dimmi perché, giacendo a bell'agio, ozioso, s'appaga ogni animale, me, se io giaccio in riposo, il tedio assale. Forse s'avessi io l'ale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di giogo in giogo, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero, mirando all'altrui sorte il mio pensiero. Forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il dì Natale.